piovuto. Santità. Intanto, come potete immaginare, sempre qui al Campidoglio ci lavora. Pensate, il Papa, durante tutta questa visita, dicevamo, è arrivato con una quindicina di minuti di anticipo, ma dovrebbe durare un'ora e mezza di visita a Roma, questa enorme capitale, e poi incontrerà tutti i dipendenti del Campidoglio. Ha fatto questa entrerà. Un saluto! Da tempo desideravo venire in Campidoglio per incontrarvi. Essa è un organismo delicato che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo per mantenersi ordinato e vivibile, perché tanto splendore non si degradi, ma al cumulo delle glorie passate si possa aggiungere il contributo delle nuove generazioni, il loro specifico genio, le loro iniziative, i loro buoni progetti. Questa peculiare identità storica, culturale e istituzionale di Roma postula che l'amministrazione capitalina sia posta in grado di governare questa complessa realtà con strumenti normativi appropriati e una congrua dotazione di risorse. Ancora più decisivo però è che Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza. Roma, città ospitale, è chiamata ad affrontare questa sfida epocale nel solco della sua nobile storia, ad adoperare le sue energie per accogliere e integrare. Roma, città dei ponti, mai dei muri. E perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della città. Signora Sindaco. E voi pregate per me. E se qualcuno di voi non prega, almeno pensatemi bene. Grazie tanto. Roma città aperta, città del multilateralismo e del multiculturalismo. Roma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di interrelazione tra le quali a breve, mi preme sottolineare con orgoglio, ci sarà proprio qui a Roma la nuova sede dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Auspico che tale iniziativa possa contribuire a rafforzare fruttuosamente i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo, tra la nostra Europa e i giovani stati del continente africano. Roma guarda al futuro e si conferma ancora una volta città del dialogo. Il 25. Grazie ancora per questo incontro.
chiedo al Signore di ricolmarmi delle sue grazie e delle sue benedizioni e chiedo a voi per favore di pregare per me. Grazie e arrivederci.